Valamoguris ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di Sansa e della sua fortuna in amore, perché l'avete visto nella serie, è sempre fortunata quando si tratta di cavalieri e amanti Sansa. Joffrey era una persona davvero, davvero molto a modo. E Ramsay altrettanto. Sì, però, però. Nella serie, per l'appunto, Sansa è andata al peggio del peggio con Ramsay nella fine della sua storia, ma sappiamo benissimo che nei libri non sarà così, perché quella storia c'è, ma appartiene a Jane Poole, poverina, a cui abbiamo dedicato tra l'altro uno dei video più visti del nostro La storia canale. più triste di Game of Thrones. Quanto ci vuole poco per attirarvi a cliccare su un video? Parlare di Un tristezze e titolo catchy sulle tragedie. tragedie, ma finito. E oggi invece parliamo di quello che sarà il vero, probabile prossimo matrimonio di Sansa, che riguarderà un personaggio ben diverso da Ramsay. Sì, effettivamente noi nei libri siamo rimasti con Sansa ancora sotto l'ala protettiva di Dito Corto, Peter Baelish, e si trova per l'appunto nelle terre della valle ad aspettare il suo nuovo marito, ma non in quanto Sansa Stark, ma in quanto Elaine Stone, figlia bastarda di Dito Corto, proveniente dalla città del Gabbiano. Dito Corto sta lì a tramare come suo solito per far sposare la sua finta figlia con tale Harold Harding, detto Harry le ride. Questo personaggio, chi non ha letto i libri non lo può conoscere perché nella serie è stato totalmente tagliato, ma anche chi ha letto i libri potrebbe dimenticarsi di questo nome In quanti perché capitoli è uscito? giusto non è mai uscito, Sì, viene solo nominato. nominato negli ultimi capitoli della storia di Sansa. Il punto è che, ve lo diciamo subito, questo qui viene chiamato le ride perché potrebbe diventare le ride di tutta la valle di Arryn. Adesso approfondiremo meglio il perché. Ma grazie a questo suo corredo, diciamo così, Peter Baelish, Dito Corto, promette a Sansa che grazie per l'appunto a questo matrimonio avrebbe ottenuto tutto l'appoggio dei Cavalieri della Valle e abbastanza potere per recuperare, per riconquistare Grande Inverno, una cosa incredibile. Rimane il piccolo fatto che Sansa è ancora sposata con il buon Tyrion, in Tyrion. teoria. Però il matrimonio non è mai stato consumato, Tyrion è ricercato come assassino di re e robe varie, e Dito Corto sicuramente ha un piano per rendere poi legittimo il matrimonio fra la sua figlia bastarda e questo erede fantomatico. Comunque, chiudiamo adesso l'introduzione, dividiamo il video in due parti praticamente. Adesso vi spiegheremo come mai questo perfetto sconosciuto può essere addirittura l'erede di Jon Arryn. E invece nella parte finale del video vi racconteremo del primo incontro tra Sansa e il suo probabilmente prossimo marito, che è avvenuto però in The Winds of Winter, perché come al solito ci sono quei pochissimi capitoli già rilasciati da Martin, l'abbiamo già letto, possiamo dirvi qualcosina di questo personaggio, ma ovviamente chi non volesse sapere altro, quella parte la possiamo considerare spoiler e la lasciamo alla fine. Quindi, incominciamo a parlare di questo Harry l'erede. Perché questo signor Arrigo, o Harold, come diavolo si chiama, è il nuovo erede? Noi possiamo dirvi semplicemente, questo è un pronipote alla lontana di Jon Arryn, Dito Corto mira a uccidere tutti, quindi importare questo qua lì, e potremmo chiudere il video e non monetizzare mai più nell'altro. Però è più divertente riportarvi tutto lo spiegone dinastico che il buon Dito Corto ci fa per l'appunto nei capitoli finali, nella presenza di Sansa e Dito Corto nei libri. Ora, noi sappiamo, ci viene subito detto Dito Corto, che questo tal dei tali erede così a caso è in realtà non l'erede, ma il protetto di Lady Waynwood. E ci viene da domandare, come mai Lady Waynwood, che sappiamo avere dei figli, ha come erede questo tizio a caso, anche se è un suo protetto, non suo figlio? Ed è proprio Sansa a fare questa domanda direttamente a Dito Corto, che parte con uno spiegone che è pure lunghissimo, sono due pagine fitte di Banchetto dei Corvi dedicate a questo. Perché a Martin piacciono ste In realtà cose. anche a me mi è divertito questa cosa, più che altro per il modo assurdo con cui ci arriva a Quello sì, Re però ricorda molto, sai, quelle liste dinastiche dei tipi del fuoco e sangue che sono totalmente Sì, inutili, sì, ecco. sì. Però qui è Sì, qua è divertente. divertente. Ci armiamo quindi di albero genealogico e vi mostriamo che Jon Arryn era il Lord della Valle, questo lo sappiamo tutti, come sappiamo tutti che è morto all'inizio della saga ed ha lasciato un unico figlio ed erede, che è il piccolo e malaticcio Robert, che probabilmente non arriverà alla maggiore età.
Però John Arryn aveva avuto anche un fratello e una sorella. Partiamo dal fratello. Ronnel Arryn è un altro povero sfigato, perché pure lui è morto, diciamo, relativamente giovane per una malattia allo stomaco, ma aveva generato un erede, Elbert, che per diverso tempo fu considerato come erede della valle. Sì, anche perché era nato prima ancora che ci fosse il piccolo Robert. Il punto è che anche Elbert è stato un po' sfigato, è stato sfigato nelle amicizie, perché si è trovato a far parte di quel gruppo di cavalieri giovani lord che hanno accompagnato Brandon Stark nella capitale dopo il rapimento di Lyanna, no? Brandon è andato a chiedere giustizia al re folle, e il re folle che fece? Li imprigionò tutti e li uccise quasi tutti, tra cui questo possibile erede della valle. Quindi, diciamo, il ramo del fratello di John Arryn si è esaurito qui. Quindi passiamo alla sorella. La sorella di John Arryn si chiamava Alys Arryn e si sposò con il lord Ellis Wainwood, e qui dito corto a quanto pare si butta in vari insulti, improperi vari, sul fatto che i due si chiamassero praticamente alla stessa maniera. E a differenza di Ronnel, che generò un solo erede, e John, che ebbe difficoltà a generare eredi, a quanto pare Alys e Ellis scopavano come dei conigli e generarono 8 figlie femmine prima di arrivare finalmente a generare il maschio. Così, a caso, finalmente danno l'ultimo erede, Jasper, che non è sopravvissuto a lungo, no. Jasper, e quindi finiti i maschi Arryn, dobbiamo rifarci sulle ragazze. Il problema però si è risolto abbastanza presto, perché la prima di queste 8 sorelle si è sposata con tale Ser Dennis Arryn, ora. Il problema si è risolto perché appunto si è sposata con un Arryn, eccetera, eccetera. Però vi starete chiedendo, ma come, ci sono altri Arryn oltre il ramo principale? Quindi dov'è il problema in realtà a livello dinastico? Ci sono altri Arryn, tra cui questo Dennis. Però sono Arryn che fanno parte di rami cadetti molto più poveri e meno nobili del ramo principale. Un po' come i Lannister di Lannisport. Quelli non sono veri Lannister e questi non sono veri Arryn. Però qui, diciamo, il problema è venuto un po' meno grazie al matrimonio. Sì, perché effettivamente se lui portava il cognome Arryn, benché proveniente da una famiglia cadetta molto meno importante, il sangue della casata Arryn principale stava nelle vene della moglie. Quindi anche qui, pace fatta, abbiamo finito. Poteva essere una soluzione. Tutto risolto quindi, nuovo erede con un bel figlioletto. No, non è vero, perché il tipo a quanto pare si dimostrò un po' troppo audace nella ribellione di Robert, nella battaglia delle campane ci tirò le cuoia, la moglie morì di crepacuore e poco dopo morì anche il piccolino appena generato, appena nato. Però ci sono 7 sorelle ancora, e vuoi che su 7 sorelle non si trovi un nuovo erede a questa famiglia? È difficile, perché questa famiglia è un po' sfigata. Perché, nell'ordine, 2 di queste sorelle sono state uccise dal vaiolo, la terza è stata solo sfigurata dal vaiolo e per questo ha deciso di diventare una septa. Un'altra di loro fu sedotta da un mercenario e per questo fu diseredata e poi mandata tra le sorelle del silenzio. Perfetto. Un'altra sorella effettivamente si sposò con un lord, il lord di Paps, però a quanto pare era sterile, non ha generato eredi. E un'altra invece ebbe la fortuna di andare in sposa a uno dei Bracken, quindi una famiglia di cui parleremo anche presto. Il punto è che durante il viaggio tra la valle di Arryn e le terre dei fiumi fu rapita dagli uomini di uno dei clan delle montagne, gli uomini bruciati. E così ci sono bruciati anche quasi tutte le sorelle di questa della primogenita, diciamo le figlie di Alys ed Ellis. E ne rimane una, quella più giovane, che per chissà quale caso fortuito non è stata immiscata dal vaiolo, uccisa da qualcuno. Andò in sposa a un umile cavaliere, appunto Ser Harding, fedele ai Wainwood e quindi ai lord della valle. Riuscì a concepire Harry, riuscì a metterlo a mondo sto povero Harold, e poi morì pure quest'altra, quindi lasciando in pratica questo Harry Harding come vero unico erede del Nido dell'Aquila, qualora Robert morisse. Perché ovviamente c'è il figlio di John Arryn, e quindi in teoria non ci dovrebbe essere bisogno del pronipote, sarebbe a questo punto, sì. John Arryn. Chi mi dice che gli Stark sono sfigati dopo questo video? Ma assolutamente. Le Arryn vanno al primo posto. Ma Dio santo, no. Le ragazze. No. Comunque,
In teoria Robert è l'erede, ma sappiamo che è malaticcio, sappiamo che Dito Corto è al suo fianco e tra noi che leggiamo e conosciamo Dito Corto sappiamo benissimo che probabilmente lui sta facendo in modo che Robert non solo rimanga malaticcio ma che prima o poi muoia. E quindi il suo piano è mettere Sansa come moglie di Harry l'erede e accaparrarsi la valle in qualche maniera e in futuro Grande Inverno. Ora arriviamo alla, diciamo, descrizione, alla presentazione di questo Harry Harding, Harry l'erede. Cosa sappiamo di lui? Ora, prima di The Winds of Winter noi non l'abbiamo neanche mai visto. Sappiamo che è molto bello, un bel ragazzotto, appena fatto cavaliere, atletico, slanciato. Piace alle donne, piace tanto, troppo alle donne, perché a quanto pare ha già un figlio bastardo e un altro figlio in arrivo con un'altra donna. Quindi questa cosa qui già lo mette in condizione che Robert Baratheon, levate, qua abbiamo trovato il tuo vero erede, lascia fare. Quindi ora inizia la parte spoiler, quindi relativa al capitolo di The Winds of Winter. Se non volete spoiler in alcun modo del prossimo libro che uscirà nel 2037, fermate qui il video, altrimenti andiamo avanti. In questo nuovo capitolo, di cui vi lasciamo la traduzione in un link che trovate in descrizione, scopriamo che su idea di Sansa, Dito Corto ha indetto e pagato di tasca sua un torneo nuovo, strano, chiamato della Fratellanza dei Cavalieri Alati. L'obiettivo di Sansa è di trovare dei nuovi cavalieri, migliori cavalieri della valle, che possano fungere praticamente da guardia personale di Robert Arryn, non tanto per difenderlo in realtà, quanto per dargli una sorta di esempio. La sua speranza è che lui, che sta crescendo non solo malato, ma soprattutto spaventato dal mondo esterno, perché non ha mai visto nulla oltre casa sua, possa appunto prendere esempio da questi grandissimi cavalieri e diventare a sua volta un pochettino più coraggioso. E quindi l'idea di Sansa è creare praticamente la guardia reale di Robert, quindi 7 posti per 7 cavalieri degni di stare al fianco del Lord. Ma Robin Arryn decide che vuole fare il bimbo viziato e afferma di volere un cavaliere in più rispetto alla guarnigione di Re Tommen, e quindi i posti diventano 8, tanto che non cambia nulla. Il torneo viene indetto e quindi alle Porte della Luna, il castello invernale degli Arryn, incominciano a radunarsi i migliori cavalieri e le personalità più in vista della valle, incluso Harry Harding, il promesso sposo di Sansa. Promesso sposo che però non sembra avere tanta voglia di sposarsi con questa ragazza, che tra l'altro lui conosce come Alain Stone. Questo perché il fidanzamento gli è stato praticamente imposto da Dito Corto, e come ha fatto Dito Corto? Con le sue solite, con i suoi soliti mezzi. Quei soldi, ragazzi, quei soldi. In pratica veniamo a sapere che Lady Wainwood si è indebitata, ha chiesto tantissimo soldi a Petyr, si è indebitata e lui praticamente gli ha detto: tu fai in modo di convincere Harry a sposare la mia figlioccia Lain e ti cancello tutti i debiti. E quindi sì, lui può in qualche maniera imporre il matrimonio, però è anche importante che Harry voglia sposare Lain Song, comunque una figlia bastarda. E quindi è anche importante, e questo lo fa capire subito Dito Corto a Sansa, che lei faccia in modo di sedurlo, comunque farlo innamorare di lei. Ed effettivamente Sansa neanche fa troppo una piega. Quando Harry arriva al castello, si presenta alle porte, dalle Porte della Luna, scusate il gioco di parole, Sansa, Elaine Stone, va lì, incomincia a fare la dama per bene, si presenta, si inchina e si offre di accompagnare Harry all'interno del castello e verso le sue stanze. Però Harry, a quanto pare, proprio non ne vuol sapere nulla, incacchiatissimo le dice, stizzito, perché dovrei farmi accompagnare dalla figlia bastarda di Dito Corto, e se ne va da solo. Ecco, il silenzio, l'imbarazzo più totale, non parte benissimo questo fidanzamento. C'è però, nella stessa giornata di sera, un ballo e una grande festa per celebrare l'inizio di questo torneo. E durante questo ballo Alain viene invitata, o Elaine, come dicono nella serie, viene invitata a ballare da vari baldi giovani che giustamente la vedono lei comunque. Sansa la è una bella donna in realtà, quindi... E tra tutti questi compare Harry, che decide in qualche maniera di farsi perdonare, la invita a ballare, lei all'inizio fa un po' la sostenuta, però i due ballano e parlano. E purtroppo Harry si fa conoscere tanto...
Perché nel corso del ballo sì, si scusa con Sansa perché l'ha trattata in malo modo, ma le spiega anche che sì, lui ha avuto questi rapporti, ha già avuto un figlio da un'altra dama, che lui ha lasciato perché dopo il parto questa povera donna non solo ha concepito un bastardo in pratica, ma evidentemente era ingrassata, non era più tanto bella agli occhi di Harry e lui se n'era trovata una migliore. E niente, Sansa è fortunata, trova un tipo che tra l'altro è pure bello, fisicamente neppure attratta, ma è uno stronzetto, è viziato, pur essendo il figlio di una famiglia minore, sì, sa che potrebbe essere l'erede, se la crede a morte, snobba Sansa. Purtroppo, peccato per lei, che però comunque decide di fare quello che le ha detto Dito Corto, decide di continuare con il piano perché vuole in qualche maniera riprendersi Grande Inverno. E inizia anche lei un pochettino a giocare al gioco del trono. E giustamente, essendo la lieva, e qui fa per davvero la figlia di Dito Corto, fa la sostenuta, dà delle risposte a tono a Harry e capisce che gli uomini, specie di quella razza lì, sono degli stronzi, perché più lei fa la sostenuta, più a quanto pare Harry sembra interessato e pentirsi del suo essere uno stronzo, scusatemi, mi viene naturale, e pare che il pesce abbia abboccato a lama e che quindi un primo contatto, un primo avvicinamento fra i Lainstone e questo Harry, l'erede di sto gran ca, finalmente c'è stato. E infatti il capitolo si conclude proprio con lui che chiede a Sansa, pur non sapendo che è Sansa, di poter portare il suo favore durante il torneo, e lei che lo rifiuta, dice no, l'ho già promesso a un altro, mi dispiace, ci vediamo al torneo. E quindi Sansa si sta facendo furba, si sta dito cortizzando, e questo è tutto quello che sappiamo, non è molto, ma è già qualcosa, qualcosa in più rispetto agli ultimi capitoli, praticamente del banchetto dei corvi, sì, con cui ci eravamo lasciati con questa storyline. Qualcosa di diverso anche rispetto alla serie, quindi questo è tutto quello che c'è da dire per oggi. Ci chiediamo se questo personaggio sarà effettivamente importante, sarà la chiave per conquistare la valle o addirittura il nord, oppure farà una brutta fine, perché è anche molto probabile. Tutto è probabile, non ci resta, non si può mai dire nulla. Non ci resta che aspettare il 2052 per leggere The Winds of Winter, e quando poi finalmente uscirà nel 2065, forse riusciremo a capire che sorti avrà questo Harry Harding, e nel 2084 magari vedremo anche la conclusione di tutto questo piano. Detto questo, noi ci possiamo salutare. Sono molto triste. Sono molto triste. Allora, perché mi ero gasato col capitoletto nuovo e invece no. Vabbè, dai, quanto mancherà al 2092 quando uscirà il capitolo? Scusa. No, vabbè, se 2092 mancano 72 milioni di anni. Beh, scusami, il 3014 è vicino. Vabbè, che poi aspetta, questo è The Winds of Winter, poi c'è l'ultimo. Sì, ma l'ultimo è previsto per ottobre del 4005. Quello è previsto per il 2 avanti Cristo, torna indietro nel tempo. Cioè, va talmente avanti da sì, tornare indietro. Sì, è come in Futurama, che vanno avanti nel tempo, esatto, fino a quando non si riavvia tutto. Vabbè, che altro possiamo dirvi? Niente. Pumpling. Possiamo dire sicurezza nostro, nella vita. Quello sì. Meno male che c'è Pumpling come nostro sponsor, nostro sostenitore da mesi, che è veramente una sicurezza, e che per questo mese e per tutto il prossimo, per tutto quanto marzo, perché siamo a marzo in realtà, sì, io sono sfasato con i tempi. È come The Witch, dopo aver parlato di The Witch abbiamo le sì, timeline sfasate, da quando registriamo a quando pubblichiamo. Quindi per tutto quanto in questo mese, nonostante sia già passato un mese dalla promozione, c'è ancora per i 15 anni di Pumpling il 3x30. Tre magliette a 30 euro, un offertone incredibile. Cliccando il link in descrizione, ma non usando il codice sconto Stannis, comunque sosterrete il canale. Quindi mi raccomando, link in descrizione, acquistate magliette, che è un'occasionissima. Detto questo, direi che ci possiamo fermare qui e ci vediamo al prossimo video. Guardo Arish. Ricordatevi, ottobre 4005 per la conclusione della saga. 4005. Nel 3007. Ovvio. Ti odio 3000, Martin.